siamo con Potito Ceci all'Università di Foggia in via Caggese. Qual è il significato della manifestazione di oggi? Sì, praticamente oggi siamo riuniti qui, noi come università abbiamo utilizzato questa giornata che la Multimedia di Milano organizza tutti gli anni, è una manifestazione che si chiama appunto High School Game, che è riservata a tutti gli studenti degli istituti superiori della provincia di Foggia e non. Non è altro che dei giochi che vengono somministrati agli studenti del triennio e del quinquennio, una semifinale di zona tesa appunto per i vincitori ad una finale nazionale che si terrà a Civitanova Marche nel prossimo mese di luglio. Noi come università utilizziamo questa giornata appunto per, diciamo, per fare orientamento, per presentare la nostra offerta formativa e per spiegare ai ragazzi quali sono i servizi offerti dalla nostra università. Quali sono i vantaggi effettivi che queste giornate portano all'Università di Foggia? Ma guardi, sicuramente in termini di visibilità e in termini forse anche di ritorno dal punto di vista delle iscrizioni, perché queste sono giornate in cui sono presenti oltre 1000 studenti, tant'è vero che l'organizzazione ha previsto due turnazioni, una, la prima dedicata al triennio, a ragazzi che studiano, che sono iscritti al terzo anno dell'istituto superiore, e la seconda turnazione che è appunto dedicata al quinquennio, no? Sono attività che dal nostro punto di vista sono utili per far sì che il numero cospicuo di studenti venga a conoscenza della nostra offerta formativa, dei nostri servizi.